24 milioni e 500 mila. 25 milioni di euro. Il mondo dell'arte, un ambiente di ricchezze esorbitanti. 70, venduto a 70 milioni. Ma sotto la superficie, il pericolo è in agguato. Avrò prodotto 200 falsi in 6 o 7 anni. È una frode di proporzioni enormi. Il gallerista Philip Mould va a caccia di opere celate che nascondono un passato segreto. Userà le sue doti investigative per svelare i misteri racchiusi nella pittura. In passato i quadri si ammiravano. Ora si può vedere attraverso di essi. Mi chiamo Fiona Bruce, faccio la giornalista e sono abituata a cercare informazioni. Philip e io cercheremo di risolvere nuovi enigmi. Questo sarà uno dei casi più complessi mai affrontati. Dovremo dimostrare che questa piccola ballerina è stata dipinta da uno dei maggiori artisti di fama mondiale. Le nostre indagini andranno dalla scena parigina. È la stessa posa, no? Sì. Alla Germania e al più grande caso di falsificazione dell'epoca moderna. Quando si pensava che fossero autentici, quanto valevano? Milioni. Grazie a strumenti all'avanguardia e a nuove ricerche, riusciremo a persuadere gli esperti mondiali ad accettarlo come un originale? Se un falso è quasi perfetto, sarà molto difficile stabilirlo. Questa è Mayfair, Londra, dove l'alta società viene a cercare gioielli, abiti alla moda e opere d'arte. Diamo un'occhiata? Certamente. Molti affari multimilionari sono stati conclusi fra queste mura. Che cosa ne dici di quel Monet onirico? Starebbe bene sul tuo caminetto. Secondo te, quanto vale? Non so, non mi piace tirare a indovinare. Tu che ne dici? Più di un milione di euro. Wow. È incredibile pensare che sia solo un pezzo di tela e che la forza dell'immaginazione dell'artista lo renda così prezioso. Sì, ma lo è. Anche perché le autorità artistiche internazionali ne riconoscono l'autenticità. A volte si possono subire delusioni cocenti. Se ci pensi, per ogni quadro accettato ce ne sono centinaia su cui pende un punto interrogativo. Ed è qui che entriamo in scena. Patrick Rice e suo figlio Jonathan sono venuti da noi per mostrarci un'opera la cui autenticità è in dubbio da decenni. Salve, lei deve Buongiorno, essere Patrick. Piacere. Fiona, molto piacere. Salve. Benvenuti, piacere. Accomodatevi. Secondo loro si tratta di un'opera importante di uno degli artisti più ricercati. Questo è il dipinto. È proprio così. Posso scartarlo? Sì. Vediamo. Mamma mia. C'è scritto Degas? Sì. A prima vista sembra un Degas. Una ballerina è un tema ricorrente nei suoi quadri, no? Direi di sì. Le ballerine di Degas sono un classico della storia della pittura, giusto? Esatto. Naturalmente l'aspetto interessante è che, in un certo senso, i protagonisti sono i contrabbassi che si vedono in primo piano. Rendono l'opera un po' tenebrosa. Penso che sia un quadro molto particolare. E come ha avuto... Sì. Quello che sembra senza dubbio l'opera di uno dei maestri dell'impressionismo. Lo comprò mio padre alla fine della guerra, da Nödler. Un mercante d'arte? Sì. E non l'avrà pagato poco? No, no, credo che corrispondesse al prezzo di mercato dell'epoca, 1.000 euro. Subito dopo il conflitto? Sì. Sarebbero circa 25.000 euro oggi. Già. Il padre di Patrick, Edward Dennis Rice, aveva una tenuta nel Kent e negli anni 30 aveva sposato un'ereditiera americana. La ricchezza della famiglia si è gradualmente dissipata alla fine del XX secolo e il quadro è uno dei pochi testimoni rimasti di un'epoca più prospera.
Ma la danseuse bleue, la ballerina blu, non compare nella lista ufficiale delle opere di Degas, il catalogo ragionato. E un esperto che l'ha esaminata nel 2009 ha espresso dei dubbi sulla sua autenticità. Che cosa non convinceva? Diversi particolari. Il volto della ballerina, che ha definito superficiale. La posizione, che secondo lui non era una posa formale. E la resa dei ricci, dei contrabbassi. Infine, la contestazione più importante riguardava la firma. Riteneva che non fosse originale? Non era sicuro. Se non è nel catalogo ragionato e non gode del favore degli esperti, è quasi impossibile da vendere. Se il dipinto fosse autentico, quanto varrebbe? Sarebbe più facile immaginare il suo valore se non fosse un originale. Qualche centinaio di euro. Già. Se fosse un'opera di Degas, circa 600.000. Sì. Se riuscite a dimostrare che è autentico, che cosa pensate di farne? Me l'ha regalato mia sorella per riuscire ad aiutare la mia famiglia. È un'opera di grande valore e credo che il modo migliore per farla fruttare sia venderla. Qualsiasi cosa succederà, sarà molto interessante svelarne il mistero. Per Patrick, la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Degas è uno degli artisti più famosi del mondo. È stato al centro di mostre di successo. E le sue opere sono esposte in gallerie prestigiose come il Courtauld Institute a Londra. Voglio farti vedere il nostro termine di paragone. Se dimostreremo che il quadro di Patrick è un Degas, dovrà avere tutti i tratti distintivi del maestro che ha dipinto questo. È stupendo, vero? La resa della luce artificiale è straordinaria. L'ombra della rosa si staglia sull'abito con grande enfasi. Sembra quasi un'istantanea, ferma a metà movimento. È meraviglioso. Come molte donne, anch'io ho fatto un po' di danza quando ero piccola, saltellando sulle punte dei piedi. Saltellando? Esatto, sì, proprio così. Credo che ogni bambina sogni di indossare un tutù di tulle vaporoso, più leggero dell'aria, proprio come quello di questo dipinto. Degas usava la danza come altri artisti sfruttavano i paesaggi o altri le nature morte per conquistare tutti i baluardi della pittura. La sensazione della luce, quella del colore, l'atmosfera. L'idea del movimento. Anche quello, certo. Pensi che il nostro quadro regga il confronto? La situazione è complicata, ma questo quadro è molto più imponente e anche più ambizioso in un certo senso. Credo però che abbiamo a disposizione abbastanza indizi per prendere il dipinto di Patrick sul serio. Il confronto con quest'opera non lo esclude dai giochi. Il problema è che l'opera di Patrick non è nel catalogo ragionato come questo quadro. Già, eccolo qua. 425. Timbrato, numerato, provenienza specificata. Dobbiamo trovare un modo per far inserire l'opera di Patrick tra queste. Tornati alla galleria di Philip, analizziamo gli aspetti del problema con l'aiuto del responsabile delle ricerche, il dottor Bendor Grosvenor, un uomo con un grande occhio artistico e un sottile fiuto per le prove. Ho osservato una scansione ad alta risoluzione dell'opera di Patrick e una volta capita la composizione, la prospettiva è piuttosto affascinante. Naturalmente abbiamo una piccola ballerina su un palco e credo che sulla sua destra ci sia una sorta di sfondo raffigurante una grotta, mentre sulla sinistra c'è un paesaggio marino. Mentre le silhouette scure che incombono in primo piano sono dei ricci di contrabbasso. Siamo nella buca dell'orchestra e stiamo guardando uno spettacolo.
I ricci dei contrabbassi hanno un aspetto inconsueto, no? O interessante, a seconda del punto di vista. Sarebbe bello sapere se Degas ritraesse questo tipo di soggetto in quel modo. Beh, Degas amava le sfide, dipingeva in modo insolito. D'accordo, parliamo della storia del quadro, della sua provenienza. Per fortuna Patrick ha conservato la ricevuta originale del 1945 e in basso troviamo scritto provenienza. Questo quadro è stato acquistato direttamente dall'artista nel 1882 da Goupil & Co., un famoso mercante d'arte del XIX secolo, e venduto successivamente al signor Emil Heilbutt, fondatore e redattore della nota rivista d'arte Kunst und Künstler di Berlino, e ora venduto da sua figlia. Quindi abbiamo un redattore di una rivista d'arte che ha comprato l'opera da un mercante d'arte che l'ha acquistata da Degas in persona. Convincente, no? Sì, se riusciamo a fare quadrare tutto. Ma purtroppo credo di avere già individuato un errore nel testo. C'è scritto che il dipinto è stato venduto nel 1882 da Degas, ma sappiamo che l'artista fino al 1887 si era affidato solo a un mercante d'arte, Paul Durand Ruel. Le date non coincidono. E questo ci dovrebbe preoccupare? Significa che è un falso? Non darei troppo peso alla cosa. Il documento risale a 50 anni dopo che Degas aveva venduto il quadro. Con il passare del tempo è possibile perdere informazioni. La cosa fondamentale è trovarlo scritto nero su bianco nel libro contabile di Goupil. Philip, dici sempre che anche il retro del dipinto può dare informazioni utili. C'è qualcosa che ci può aiutare in questo caso? Sono felice che te ne ricordi, ma purtroppo qui siamo su una falsa pista. Sul retro del quadro c'è un timbro di Christie's. La famiglia di Patrick l'ha portato alla casa d'aste negli anni 70 per farlo autenticare. Ma non è detto che sia un cattivo segno non avere trovato etichette e indicazioni di esposizione in pubblico. Era un dipinto privato e rimaneva fra le mura domestiche. Quindi, se escludiamo il retro dell'opera e anche la provenienza, esistono altre vie per stabilire se si tratti di un Degas originale? In passato il quadro ha ricevuto pesanti accuse e ora dobbiamo cercare di respingerle. Se esistono prove ancora da scoprire, forse alla fine chi redige il catalogo ragionato dovrà inserire anche quest'opera. La nostra ricerca inizia nella città natale di Degas, Parigi. La prima tappa è il Museo d'Orsay. Ex stazione dei treni, ora ospita una delle collezioni più preziose al mondo di opere impressioniste, comprese alcune delle tele e delle sculture più importanti di Degas. Eccolo, Edgar Degas. Aveva 21 anni quando ha realizzato questo autoritratto, ma si ispirava ancora al passato, ai grandi maestri che lo avevano influenzato profondamente. Come avrà fatto questo giovane dall'aspetto un po' rigido e imbarazzato a trasformarsi nell'artista che ha creato dipinti pieni di vitalità e movimento e che potrebbe essere l'autore del quadro di Patrick? Figlio di un ricco banchiere, Edgar Degas nasce a Parigi nel 1834 e riceve una breve formazione da avvocato prima di dedicarsi all'arte. La serietà dei suoi primi lavori lascia spazio a uno stile più ardito ed espressivo dopo la scoperta del mondo bohemien e dello spettacolo. Come ci spiega Xavier Rey, il curatore. Piacere, Xavier. Molto piacere. Piacere mio e benvenuti al Museo d'Orsay. Grazie. Che cosa ci può dire di questo dipinto? Questo è uno dei primi quadri di Degas che raffigurano la danza. Questa prospettiva, con l'orchestra ritratta in primo piano e soltanto le gambe delle ballerine sullo sfondo, era molto insolita per l'epoca. Noti una somiglianza con l'opera di Patrick? Sì, la composizione con il contrabbasso che si staglia sul palco. Nello stesso modo in cui i ricci fanno da ponte con il palco nell'opera di Patrick, anche qui il contrabbasso sembra arrampicarsi nei colori vivaci. Molto interessante. Ora l'opera di Patrick sembra meno bizzarra. C'è una continuità di idee, no? Fra le due opere. Sì, si vede perfettamente lo sviluppo del concetto.
Nel 1874, un gruppo radicale di pittori, chiamati impressionisti, allestirono la loro prima mostra a Parigi. Accanto a opere di Monet e Renoir, fu esposto un quadro di Degas che racchiudeva tutto ciò che il pittore amava dell'arte. Quest'opera rispecchia quelle che saranno le rappresentazioni della danza nel corso della carriera di Degas. Studio del movimento, delle diverse pose assunte dalle ballerine e, naturalmente, anche esplorazione della luce artificiale. La ballerina blu di Patrick potrà reclamare un posto legittimo sul palco assieme alle altre? Dobbiamo approfondire le nostre ricerche e scoprire come Degas dipingeva il suo soggetto preferito. È stato emozionante vedere il realismo delle pose delle ballerine. Chi si grattava, chi sbadigliava, chi legava i lacci delle scarpette da punta. Ma non ne so abbastanza di danza per valutare se la posizione nell'opera di Patrick corrisponde al modo in cui Degas l'avrebbe raffigurata. È un aspetto che dovrai approfondire. Devo dire che oggi abbiamo ottenuto molti riscontri, ma la provenienza è ancora un problema e devo riuscire a confermarla. All'epoca in cui pensiamo che il quadro di Patrick sia stato dipinto, negli anni Ottanta dell'Ottocento, Degas assisteva spesso ai balletti al Palais Garnier, un fastoso teatro dell'Opéra nel cuore di Parigi. Sto seguendo le tracce di Degas per entrare nel mondo da cui traeva ispirazione e per cercare prove che potrebbero dimostrare che ha dipinto la ballerina blu. Voglio scoprire se la scena del quadro di Patrick si ricollega a qualche spettacolo che Degas avrebbe potuto vedere qui. L'archivista Mathias Auclair ha recuperato alcuni documenti che ritraggono due balletti con una grotta e un paesaggio marino come scenografia, Silvia e La tempesta. Abbiamo fotografie dello sfondo dell'opera. Come si vede, è ispirata al mondo greco, un tempio. Forse è un po' forzato, ma qui c'è dell'acqua. E l'albero forma una specie di arco. L'altro balletto che ci è stato suggerito è La tempesta. C'è qualcosa di quel periodo del 1889? I bozzetti dei costumi. Oh, che vitino da Vespa! È il modo in cui il disegnatore vedeva la donna ideale? Ci stiamo avvicinando. Forse questo. Direi di sì. Con il blu elettrico. Mm-hmm. È simile. Questo? Sì, direi che assomiglia. E la forma e lo stile della gonna, del tutù. È possibile. Il copricapo, forse. Potrebbe essere. Dopo aver dato un'occhiata ai bozzetti dell'archivio e ai costumi appesi nella sartoria, è facile capire perché Degas una volta disse che il suo interesse principale era rappresentare il movimento e dipingere bei vestiti. Spero comunque che la danza ci porti altre prove più convincenti a sostegno dell'opera di Patrick. All'altro capo della città, Philip è a caccia di nuovi indizi sulla storia del nostro dipinto. Stando alla ricevuta di Patrick, dovremmo essere in grado di risalire il percorso dell'opera fino al momento in cui ha lasciato lo studio di Degas. È un'ipotesi allettante e non mi resta che seguire due nomi, Goupil e Heilbut. Per scoprire qualcosa di più, visiterò gli archivi dell'uomo che gestiva gli affari di Degas, il noto mercante d'arte Paul Durand-Ruel. Conosceva bene tutti gli artisti della scena parigina e i suoi discendenti, Flavie e Paul Louis, hanno cercato tra i documenti informazioni sui personaggi che ci interessano. Secondo la provenienza riportata sulla ricevuta, all'inizio Degas aveva venduto il quadro a Goupil. Ma chi era Goupil?
Goupil era essenzialmente un venditore e un produttore di litografie e di stampe. Ma poi Theo van Gogh, fratello del pittore Vincent, iniziò a lavorare per lui. Era un commerciante molto astuto e riuscì a concludere parecchi affari per Goupil. È una buona notizia per noi. Degas non amava contrattare con mercanti d'arte qualsiasi, ma si fidava di Theo van Gogh, a cui vendette alcuni dipinti di ballerine tra il 1887 e il 1891. Quindi è effettivamente possibile che il fratello di Van Gogh abbia comprato la nostra opera? Sì. Molto interessante. L'ultimo proprietario del quadro si chiamava Emil Heilbutt ed era di origini tedesche. Può dirci qualcosa su di lui? Durand Ruel ha avuto contatti continuativi e piuttosto redditizi con Heilbutt, che era una specie di rappresentante ufficioso per la Germania. Conosceva i collezionisti locali e fungeva da intermediario. Tutto questo è affascinante. Emil Heilbutt, ultimo proprietario dell'opera di Patrick, non era solo il redattore di una rivista tedesca, ma anche un mercante d'arte e sembra che abbia acquistato molte opere di Degas. Qui abbiamo un Degas comprato da Heilbutt il 25 ottobre 1895. È importante perché dimostra che Heilbutt era particolarmente interessato ai lavori di Degas. Mentre io e Fiona seguiamo alcune tracce a Parigi, Bendur e Jonathan si concentrano sulle critiche sollevate al dipinto. Proprio così. La casa d'aste Christie's aveva espresso il proprio interesse per l'opera nel 2009, ma un esperto di Degas, da loro nominato, aveva contestato il volto della ballerina e la firma dell'artista. Esistono i presupposti per un secondo parere? Qui abbiamo tre firme di Degas autentiche prese da diversi quadri. Non so cosa ne pensi tu, ma a me sembra che potrebbero appartenere ad artisti diversi. Sì. Questa pare dipinta molto velocemente, vero? Già. L'aspetto interessante di quella in basso è che l'esperto aveva messo in discussione la G, ma trovo che sia molto simile alla tua. Sono d'accordo. E qui la D presenta anche una specie di anello. Sì. Un altro elemento da considerare è che il tuo dipinto è piccolo. Firmare una tela di grandi dimensioni è diverso. È un po' come quando cerchi di firmare la strisciolina sul retro della carta di credito. È difficile e la firma non assomiglia alla tua. Forse è quello che è successo a Degas in questo caso. Se volessi creare un falso, penso che cercherei di fare una firma più simile a quella di Degas. Il fatto che sia insolita potrebbe giocare a nostro favore. Jonathan, cos'altro aveva criticato lo specialista? Aveva dei problemi con il volto della ballerina. Ah, già, il viso. L'ha definito superficiale. Ok. In un certo senso capisco che cosa intendesse. Ha un aspetto un po' bizzarro, no? Con quella specie di strana smorfia e gli occhi un po' anomali. Beh, è molto soggettivo. Sebbene sia disegnata in modo semplice, penso che sia anche dipinta con grande maestria. Ho dato un'occhiata ad altre opere di Degas ed è interessante vedere come anche i volti di queste persone potrebbero essere considerati superficiali, no? Sì. Questo sembra disegnato da un bambino di 5 anni. Sì, è vero. Qui ci sono altri esempi. Anche questi visi sembrano piuttosto insipidi, no? Considerati tutti questi aspetti, credo che sia difficile dare un parere definitivo su un volto così piccolo, perché è effettivamente minuscolo. Guarda, misura meno di 0,5 centimetro. Già. L'esperto di Degas, che ha esaminato il dipinto di Patrick, aveva criticato anche la posa della ballerina. Come artista, Degas ritraeva le ballerine in modo meticoloso e raffigurava pose di danza realistiche. Possiamo provare che la ballerina dell'opera di Patrick sia atteggiata in una posa autentica? Tornata al Palais Garnier di Parigi, ho chiesto l'aiuto della direttrice del corpo di ballo, di una ballerina e di un fotografo per cercare di ricreare la scena. Abbiamo un quadro che potrebbe essere stato dipinto da Degas,
ma vorrei che guardaste con attenzione la posa della ballerina. Vivian, è sbagliata? No, no, è realistica. Nel secondo atto di Giselle, a un certo punto c'è una coreografia in cui le braccia oscillano da destra a sinistra. Allora esiste? Certamente. Mi chiedevo, Eleonora, se potessi assumere questa posa. Così scattiamo una foto e la confrontiamo con il dipinto. Sì, certo. Vabbè? Mm-hmm. Perfetto. Sebastian, ti dispiace fare qualche scatto? Bene, mettiti in posizione. Degas era affascinato dalla nuova tecnica della fotografia. Comprò la prima macchina fotografica nel 1895. La usava per fotografare se stesso e i suoi amici artisti. Ma in un'epoca in cui scattare un'immagine era un processo lungo e laborioso, Degas aveva un vantaggio quando dipingeva. Ritraeva la rotazione di un tallone o il volteggio di una gonna in un modo che i primi fotografi potevano solo sognare. Non voglio essere pignola, ma credo che guardi giù. Oh, sì, sì, sì. Allo sguardo verso il basso, così. Ok. Ma questo forse è un problema. È un problema, non lo faresti spontaneamente o va bene? Non è un problema. Sì, può farlo. Sì. Fantastico, perfetto. Non è una posizione fissa. Ah, non è una posizione fissa, oscilla. Ma eseguita muovendosi così. Attenta alle mani. Si guarda verso il basso con la testa dritta. Ora vai lentamente a destra. Bene, così, brava. Credo che ci siamo. È la stessa posa, no? Sì. Bene. Ti ringrazio. Mi piace molto la terza. Anche a me, sì. La terza? Sì, esatto. Magnifico. Stiamo facendo dei passi avanti. È stupenda. Potrebbe essere un dipinto di Degas. Guardate. Oh, meraviglioso. Devo dire che è meglio di quanto immaginassi. Grazie, Eleonora. Di niente. È perfetta. Al ritorno da Parigi con le nuove informazioni, ci ritroviamo alla galleria di Philippe. Bendor ha cercato prove schiaccianti a sostegno della storia scritta sulla ricevuta e ritiene di averle trovate. Ho sfogliato i libri contabili della Goupil & Co. E c'è una voce che potrebbe riferirsi al nostro quadro. Riguarda il 1889. Il numero d'inventario è 19873 e il titolo è Danseuse Bleue et Contrebasse, che significa ballerina blu e contrabbassi, ed è stata venduta da Degas per 6.000 franchi. In un'altra sezione del registro della Goupil c'è scritto che il dipinto è stato acquistato da Heilbutt. Sulla carta la provenienza è molto convincente, ma dobbiamo provare che il quadro in possesso di Patrick sia lo stesso di cui si parla nei libri contabili. Ho esaminato il catalogo ragionato in maniera approfondita e, purtroppo, c'è un'opera che forse riconoscerete. È praticamente identica a quella di Patrick. Mm-hmm. È esposta in una galleria ad Amburgo a cui è stata venduta negli anni 20 da un collezionista che l'aveva comprata alla fine dell'Ottocento dal nostro amico Emil Heilbutt. Heilbutt. È straordinario perché stiamo parlando della stessa provenienza, o così sembra, e della stessa composizione. Mm-hmm. Dobbiamo capire se questo costituisca un problema. Questa è la prima seria difficoltà che incontriamo. Se la voce del libro contabile della Goupil fa effettivamente riferimento all'opera di Amburgo, è possibile che alla fine il quadro di Patrick non sia in realtà un Degas autentico? Bendor, possiamo affiancare le due immagini? Sì. Perché credo che si debba almeno considerare la possibilità che il dipinto di Patrick sia una copia, un falso. Sono d'accordo. Ma se così fosse, risalirebbe a prima del 1945, perché dopo è sempre stata in mano alla famiglia di Patrick. Sì, anche se quell'anno suona un po' come un campanello d'allarme nel mondo dell'arte, no? È una data spaventosa e potrebbe dare il colpo di grazia a una provenienza altrimenti attendibile. Se ci pensi, era la fine della Seconda Guerra Mondiale, del nazismo, il caos.
Migliaia di opere d'arte andarono perse. Una situazione perfetta per i falsari, che potevano far passare le loro riproduzioni per originali ritrovati. In Germania, la polizia sta perseguendo un abilissimo contraffattore che faceva proprio questo. Allora forse potremmo parlare alla polizia tedesca del nostro quadro e chiedere come abbiano scoperto i falsi. Mm-hmm. Sono venuta a Berlino seguendo le tracce di un'importante indagine suggerita da Bendor su alcuni falsi dalla provenienza contraffatta. Ho fissato un incontro all'Agenzia di Polizia Criminale del Land, alla divisione che si occupa di opere d'arte, con Markus Schoenfelder, che ha contribuito all'arresto di uno dei falsari contemporanei più prolifici d'Europa, Wolfgang Beltracchi. È stato condannato a 6 anni nel 2011 per avere riprodotto 14 falsi di artisti moderni famosi, ma secondo la polizia ne ha prodotti molti di più. Artisti francesi, olandesi, tedeschi, opere moderniste, cubiste, surrealiste. Riusciva a dipingere veramente di tutto, no? Sì, così sembra. Quando si pensava che fossero autentici, quanto valevano? Milioni. Davvero? Esattamente. Wow! Credo che l'opera più preziosa sia quella di Durand. Varrebbe più di 3 milioni di euro. Caspita, mi sta dicendo che è riuscito a ingannare esperti d'arte, proprietari di gallerie e musei? Sì, per molto tempo, penso per più di 20 anni. Wow. La genialità del crimine di Beltracchi stava nel ricercare dipinti che erano andati perduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Li riproduceva e li spacciava per originali, dicendo che erano stati ritrovati da collezioni ebree ormai scomparse. Creava anche etichette false e le immergeva nel caffè per farle sembrare antiche. La compagna di Beltracchi, Elene, posò addirittura vicino ai falsi in abiti d'epoca in una fotografia studiata per sembrare un'immagine degli anni venti. Un trucco che venne alla luce quando la polizia scoprì che avevano comprato la scultura di bronzo nel 2003. Quanti ne ha dipinti? Durante l'ultimo interrogatorio ha confessato di avere riprodotto opere di 50 artisti. I conti sono presto fatti. Decine e decine, centinaia? Forse, non ne siamo sicuri. Solo lui lo sa e... E non confessa. Proprio così. Quindi possiamo supporre che i falsi di Beltracchi si trovino ancora in musei, collezioni, gallerie. Beltracchi ha ingannato il mondo dell'arte perché le tele riportavano la provenienza delle opere scomparse. Forse qualcuno ha imbrogliato il padre di Patrick nel 1945? Per quanto riguarda il nostro Degas, secondo la ricevuta, è stato venduto nel 1945. Inoltre, riferisce la storia dei passaggi di proprietà, ma potrebbe anche essere inventata, non si sa. Sì, certo. Beltracchi è stato incastrato quando test scientifici su un dipinto sospetto hanno rilevato la presenza di un pigmento che non esisteva all'epoca della tela originale. Vi consiglierei di affidarvi alla scienza e di fare analizzare i pigmenti, gli strati di colore. Quindi un esperto d'arte non basta? No, direi di no. Il caso Beltracchi dimostra quanto sia importante il ruolo della scienza nello svelare i falsi. Per verificare che non ci siano pigmenti sospetti nell'opera di Patrick, sono andato allo University College di Londra per incontrare Kathleen Froyen, una storica dell'arte armata di uno strumento all'avanguardia, perfetto per un film di James Bond. È una specie di pistola che individua i componenti chimici della pittura a olio e li ricollega alla tavolozza dell'artista. Analizziamo gli elementi chimici e, combinando assieme quelli che troviamo, possiamo risalire ai pigmenti utilizzati. Ho capito. Quindi ogni pigmento ha una specie di DNA che questa pistola identifica. Sì.
Di solito troviamo dai 10 ai 15 elementi. Perfetto, c'è del mercurio che indica che ha utilizzato il vermiglione per dipingere questo rosso acceso. Perciò il mercurio riconduce al vermiglione, se ho capito bene. Proprio così. Cosa implica questo colore? I primi impressionisti erano molto attratti da questo pigmento, perché era un rosso così vivace che lo adoravano, ne erano affascinati. C'è un pigmento che non dobbiamo assolutamente trovare nel dipinto di Patrick. Il bianco di titanio. Introdotto un anno dopo la morte di Degas, nel 1917, se fosse presente, indicherebbe senza ombra di dubbio che il quadro è un falso. Analizzerai il copricapo della ballerina? Esatto, direi che è l'area in cui il bianco è più evidente. La situazione è confortante. Come puoi vedere, l'elemento principale è il piombo. Una buona notizia, perché probabilmente si tratta di bianco di piombo e non di titanio. E non del temuto titanio. Esatto. Meno male. La combinazione di rame e arsenico che abbiamo rilevato indica che ha usato quasi certamente il verde smeraldo. Che è interessante perché era molto usato all'epoca di Degas, ma nel corso del XX secolo venne sempre meno utilizzato perché era velenoso e il pigmento fu tolto dal mercato negli anni 60. Oh, questo ci può aiutare. I pigmenti del dipinto di Patrick sembrano corrispondere al periodo impressionista. E ci sono anche prove di alcuni colori specifici della tavolozza di Degas. Ma per avere la certezza che non si tratti di una copia del quadro tedesco, ho portato Patrick e la sua opera al Museo d'Arte di Amburgo. Per la prima volta in vita sua, Patrick potrà confrontare due dipinti dal vivo. La ballerina blu saprà reggere il confronto con un'opera autentica dalla somiglianza straordinaria? Eccolo là. Ah, sì. È un grande momento per me. È interessante come i contrabbassi siano quasi nella stessa identica posizione. Straordinario. Già, la differenza più evidente e peculiare è la tonalità. Questa scena mi pare meglio illuminata, mentre questa sembra più crepuscolare, no? Le luci qui ricordano un tramonto. Sì, sono più cupe. Questo ha un aspetto molto più moderno. Sì, è un po' più ardito. Sì, la freschezza delle pennellate è molto gradevole. Mm-hmm. Devo dire che mi piace. Non è che preferisci questo? Oh, no. Guardare l'opera appesa al muro non facilita il confronto. Così il museo decide di aiutarci ad andare a fondo, togliendo il quadro dalla cornice per analizzarlo meglio. Nel frattempo, anch'io sono ad Amburgo per un'altra missione. Questa era la città natale del misterioso Emil Heilbut. Voglio scoprire di più sull'uomo presente nella provenienza di entrambe le tele. Sono nell'archivio del museo per incontrare lo storico Alex Bastek. Ha descritto la vita e la carriera di Heilbut e mi mostra l'unica foto nota di lui. Ha frequentato l'Accademia di Monaco. Sappiamo che esistono alcuni dipinti di Heilbut, ma non abbiamo nessuna immagine. Era più conosciuto come critico d'arte. Scriveva per diverse riviste specializzate come Kunst und Künstler. Ed è stato lui il primo in assoluto a scrivere un articolo favorevole su Claude Monet in Germania. Quindi era un sostenitore dell'impressionismo qui? Esatto. Hai detto che era un critico, ma era il proprietario del dipinto di Patrick. Era anche un collezionista?
Comprava delle opere da rivendere perché ogni tanto lavorava come mercante d'arte, ma lo faceva soprattutto per insegnare alla gente cos'era l'arte moderna. Era solito tenere lezioni all'Accademia di Belle Arti di Weimar con i suoi 3 dipinti di Monet. Per lui convertire le persone all'impressionismo e ad artisti come Degas era quasi una missione. Sì, certamente. Abbiamo una lettera piuttosto interessante del 1893 in cui descrive un dipinto di Degas. Bellezza sconfinata realizzata con mezzi semplici oltre ogni immaginazione. Così descriveva Degas. La passione di Heilbut per Degas faceva di lui un ottimo mercante. Vendette il quadro che ora si trova ad Amburgo a un ricco collezionista tedesco che lo teneva appeso con le opere di grandi maestri. Si riescono appena a indovinare i contrabbassi lì in primo piano. Non avendo una fotografia del quadro di Patrick appeso in casa di Heilbut, possiamo solo supporre che l'abbia conservato per tutta la vita per poi passarlo alla figlia, come è scritto sulla ricevuta. Il fatto che Heilbut non abbia mai venduto il dipinto che Patrick attribuisce a Degas non è strano? No, probabilmente possedeva diverse tele per il puro gusto di ammirarle, come qualsiasi altro collezionista d'arte. Quindi non è che non riuscisse a venderle, semplicemente non voleva. No, quest'opera gli piaceva e preferiva tenerla per sé. Nella biblioteca del museo, per me e per Patrick è arrivato il momento della verità. Il curatore Jens Howoldt ci mostrerà la ballerina di Degas e potremo confrontarla direttamente con il quadro di Patrick. Molto piacere. Salve. Grazie mille per aver tolto il dipinto dalla cornice per noi. Questo è un momento incredibile. Non esiste modo migliore per confrontare due opere d'arte se non vedendole dal vivo. No, è vero. Devo ammettere che c'è una cosa che mi colpisce ora che vedo i due quadri a nudo fuori dalla loro cornice. Sono curioso. La tua opera è più consistente. La pittura è leggermente più spessa. L'ho notato anch'io. Nel complesso, il quadro di Amburgo sembra più spontaneo. Anche l'imprimatura bianca che è stata stesa sulla base produce lo stesso effetto. È questo che rende così interessante il dipinto, la resa della luminosità. Degas utilizza alcuni punti dell'imprimitura come fonte di luce. Ho come l'impressione che il tuo dipinto esprima un maggiore senso di evoluzione, come se l'autore ricercasse la composizione finale. Sono d'accordo. È come se quest'opera fosse stata realizzata con fatica, mentre l'altra sembra molto più spontanea. Esatto, mi pare che questo quadro contenga già una soluzione. Già. Che l'artista stia giocando con le idee e con i colori. Proprio così, i tocchi sono molto più leggeri. Degas era uno sperimentatore e amava provare tecniche e materiali diversi. Oltre alle tele, ogni tanto utilizzava pannelli di legno. Il quadro di Patrick è dipinto su mogano e quello di Amburgo? Secondo lei, di che legno si tratta? Questo è chiaramente mogano. Mogano? Sì. Le varietà di legno utilizzate sono molte, ma il fatto che siano entrambi dipinti su mogano mi sembra molto confortante. Anche se il tuo è rivestito con della carta, qui si vede che il bordo è stato smussato allo stesso modo. Questo per inserire l'opera più facilmente nella cornice. Sì, sì, giusto. Un dettaglio che mi è appena saltato all'occhio è il timbro sul retro. Non immaginavo che fosse timbrato. Puoi dirci qualcosa? In realtà no. Riusciamo a distinguere una sola parola. Parigi. Forse indica il negozio di belle arti. È molto probabile. Sì, assolutamente. Questo per noi è un altro indizio. Sì, sono d'accordo. Quello che abbiamo visto oggi è davvero rassicurante. Due dipinti che mostrano caratteristiche affini, un approccio molto simile al soggetto e lo stesso tipo di supporto, il mogano. Direi che ora sono un po' più ottimista.
ma dobbiamo fare ancora parecchia strada. Com'è andata? Abbiamo fatto passi in avanti. Abbiamo stabilito dei punti fermi. Dopo il viaggio ad Amburgo, non potevamo che essere ottimisti, ma dovevamo ancora capire come il dipinto fosse finito nelle mani di un mercante d'arte di Londra alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Se il dipinto di Patrick è autentico, dobbiamo supporre che sia rimasto nella famiglia di Emil Heilbutt fino a quel momento. E gli unici in grado di confermarlo sono i suoi discendenti. Abbiamo fatto una scoperta eccezionale. Siamo riusciti a rintracciare la pronipote di Heilbutt, Hillary. Vive in America, ma è venuta qui per aiutarci con le nostre ricerche. Grazie di essere venuta. È un piacere. Puoi illustrarmi la tua genealogia? Emil Heilbutt sposò una donna inglese ed ebbero una figlia, Katie, mia nonna, che a sua volta ebbe un figlio, Claude, mio padre. Qui era a Oxford. E poi sei arrivata tu ed eccoti qua. Sì, poi sono nata io. C'è qualche ricordo di famiglia riguardo alla vendita del quadro che stiamo esaminando? Sì. Mio padre si ricorda chiaramente che mia nonna dovette vendere questa ballerina di Degas nel 1945 perché le servivano soldi. Interessante. La nonna di Hillary, Katie, aveva sposato un ebreo austriaco nel 1933. Rimasero a Vienna finché l'avvento del nazismo li costrinse a fuggire con tutti i loro averi. Dimostrando grande intuito, si rifugiò a Londra, dove abitava la sua famiglia. Mia nonna portò con sé la collezione e l'aveva ereditata da Emil dopo la sua morte. Quindi tua nonna aveva tutte le opere di Emil Heilbutt. Mm-hmm. Di che artisti stiamo parlando? C'erano due grandi litografie di Manet. C'era un dipinto di Munch. Abbiamo ancora questa piccola ballerina di Degas. In famiglia la conosciamo così. Questa è una riproduzione. È uno schizzo davvero molto carino. È affascinante. Quindi, per quanto riguarda la provenienza, direi che siamo sulla strada giusta. Abbiamo verificato il passaggio da Degas a Goupil, che gestiva i suoi affari, al bisnonno di Hillary, di generazione in generazione, a tua nonna, a tuo padre, che si ricorda che il quadro è stato venduto, per arrivare infine a Nadler, la galleria da dove proviene il documento che attesta la vendita alla famiglia Rice. C'è assoluta continuità nella provenienza. Sì. Che cos'altro ci serve? Queste prove convincerebbero di sicuro una giuria, ma basteranno a chi compila il catalogo ragionato? La storia di Hillary è persuasiva, ma forse Bendor ha trovato la prova schiacciante necessaria a corroborarla. Un'altra voce nei libri contabili della Goupil dimostra che Emil Heilbutt comprò due ballerine di Degas praticamente identiche. Ho trovato un tassello nella provenienza che potrebbe sostenere la nostra tesi. Ho scoperto che il quadro di Amburgo, appartenuto a Heilbutt, ha una sua provenienza che risale fino a Degas nel 1889. Perciò è impossibile che l'origine dell'opera di Patrick si confonda con quella di Amburgo. In realtà il quadro di Amburgo potrebbe, per assurdo, aiutarci ad autenticare quello di Patrick, perché potrebbe trattarsi di una variante, una specie di prima prova per il dipinto di Amburgo. Vendiamo varianti in continuazione. Pensiamo a Enrico VIII o a Nelson. Ci escono dalle orecchie. L'opera di Patrick potrebbe essere uno studio preliminare. Era una pratica comune, anche Degas lo faceva. E poi sono entrambi dipinti su pannelli molto simili. Ho fatto alcune ricerche sulla scritta presente sul retro del pannello del dipinto di Amburgo. Si riferisce a un negozio di belle arti che si chiamava Rey et Perot. Si trovava proprio vicino allo studio di Degas. Ora, purtroppo il retro del quadro di Patrick non riporta questo timbro, ma l'ho passato a Era Gix. E perlomeno ho scoperto che è stato preparato con un primo strato, detto imprimitura, di bianco di piombo, che corrisponde al tipo di base usato da Rey et Perot per preparare i pannelli che vendevano agli artisti di Parigi. Ok, entrambi i quadri sono dipinti sugli stessi pannelli preparati in modo professionale da specialisti del XIX secolo, che mi sembra quantomeno un indizio. Se aggiungiamo i test dei pigmenti che hai fatto fare e l'analisi della provenienza, forse siamo pronti a sottoporre l'opera di Patrick agli autori del catalogo ragionato?
Quasi, ma non ancora. Vorrei prima mostrarla a un'esperta, Anthea Cullen. La considerano un vero oracolo nell'arte impressionista. Se riusciamo a ottenere anche il suo appoggio, mi sentirò più tranquillo a mandare il quadro in Francia. Non è stato facile fissare un appuntamento con la dottoressa Anthea Cullen. Si divide tra la Gran Bretagna, la Francia e l'Australia. E sono in molti a chiedere il suo parere di esperta nelle attribuzioni. Ha esaminato i risultati dei nostri esami scientifici sui pigmenti del pannello, ma approverà le nostre teorie sulla firma e sul volto della ballerina? Ha accettato di incontrarci al Courtauld Institute di Londra per darci la sua opinione. Anthea, buongiorno. Salve. Cosa ne pensi del nostro dipinto? Un enigma interessante. Ci sono molti elementi positivi, ma credo che ci siano anche delle zone d'ombra non indifferenti. Hai visto gli esami che abbiamo effettuato, le analisi chimiche dei pigmenti che sembrano risalire alla fine del XIX secolo, periodo in cui erano in uso. Che cosa pensi in proposito? Penso che i pigmenti siano molto caratteristici sia per l'epoca che per Degas. Nei risultati sono spesso presenti le tonalità che richiamano la terra, come l'ossido di ferro rosso o il giallo ocra, per esempio, che sono colori che non si ritrovano con frequenza nella tavolozza degli altri impressionisti, ma erano invece utilizzati regolarmente da Degas. Questo è positivo. Che cosa ci dici della firma? Perché in passato ha sollevato delle critiche. Sì. Devo dire che la firma è molto confusa dopo la D. La D può andare bene, ma tra la D e la S le lettere non sono chiaramente distinguibili. Però la firma non era quasi mai la stessa. Assolutamente. Era sempre in evoluzione. Sì, è vero. È possibile, ma è... Dimmi quali sono i tuoi dubbi, perché mi pare di capire che tu non abbia un'opinione precisa. Beh, due elementi mi lasciano perplessa. Innanzitutto la resa, la costruzione dell'immagine, per esempio, i ricci dei contrabbassi. Secondo me, il modo in cui sono disegnati non è convincente. Le forme di questa parte degli strumenti non sono ben definite, diversamente da altri dipinti, il che dimostra che conosceva il soggetto molto bene. Un altro degli aspetti meno persuasivi è il volto. È quasi troppo grazioso, troppo carino. Tutte queste osservazioni da esperto sono molto interessanti. Certo, Anthea, ma con tutto il rispetto si parla pur sempre di opinioni. E certamente. Le opinioni possono essere certo. diverse. Ma alcuni sono meglio informati sì, di sono altri. D'accordo. Visto che Anthea ha espresso alcuni dei dubbi già posti dall'esperto di Degas che ha esaminato il quadro di Patrick nel 2009, non si può ancora escludere la possibilità che qualcun altro abbia messo mano al dipinto. Hai mai visto dei Degas che fossero, tra virgolette, simili a questo? In realtà no, direi di no. Se è un falso è quasi perfetto. Chiunque l'abbia dipinto sa il fatto suo. Quindi o è di Degas o è di un grande criminale. Esatto. Sarà molto difficile stabilirlo. Visto che una delle massime esperte di impressionismo non ha dato un parere definitivo, Patrick e Jonathan saranno ancora disposti a sottoporre il dipinto al giudizio insindacabile del catalogo ragionato a Parigi? Considerato che Anthea ci ha dato una risposta in parte ambivalente, siete ancora convinti di volere andare avanti? Assolutamente. Penso che tutto sommato la situazione sia positiva e che dobbiamo accettare ciò che succederà ora. Abbiamo raccolto così tante prove che sarà più probabile ottenere un giudizio favorevole piuttosto che il contrario. La danseuse bleue sta per intraprendere il viaggio più importante della sua vita. Ora non ci resta che aspettare. Il destino dell'opera è nelle mani della galleria parigina Brame Laurenceau, responsabile del catalogo ragionato. Sono gli unici ad avere il diritto di stabilire l'autenticità delle opere di Degas
E nel mondo dell'arte, i dipinti impressionisti nuovi e sconosciuti sono una vera rarità. Dopo oltre un mese di valutazioni accurate, la Danseuse Bleue è tornata in Inghilterra. Ed è arrivata una lettera da Parigi. In base a questa risposta, il quadro di Patrick potrebbe valere poche centinaia o alcune centinaia di migliaia di euro. Siete pronti? Mm-hmm. Mamma mia, sto tremando. Bram e Laurenceau, abbiamo il piacere di confermare che il dipinto di qui sotto, che avete sottoposto alla nostra attenzione, è un'opera autentica di Edgar Degas. Non parole! È andata! Incredibile! Ce l'abbiamo fatta, è meraviglioso! È la lettera più breve, più attesa e più bella mai ricevuta. Non credo ai miei occhi. Quando mi sono alzata questa mattina ero convinta che non sarebbe... La tua fiducia ha vacillato. Esatto, non sarebbe stato accettato. Avete notato che ha già iniziato a cambiare? Ah. È più brillante. Patrick e Jonathan saranno qui a momenti e non vedo l'ora di dare l'annuncio. Dopo più di 60 anni di incertezza, Patrick e Jonathan stanno per avere la prova che sognavano da molto tempo. Salve. Ben trovati. Eccoci, salve. La risposta è qua. Come va? Beh, credo che siamo tutti e due piuttosto tesi, perché sappiamo quanto sia complicata la situazione. È difficile che il quadro sia stato riconosciuto. Allora, tenetevi forte. Sì. Abbiamo il piacere di confermare che il dipinto di qui sotto, che avete sottoposto alla nostra attenzione, è un'opera autentica di Edgar Degas. Oh, non ci speravo. È veramente fantastico. Grazie. Non è meraviglioso. Sono proprio felice. Congratulazioni. Grazie mille, bravi. Complimenti. Complimenti, davvero. A voi e a tutti quelli che vi hanno dato una mano. Sì, devo scioccato. Ammettere che sono stupefatto. Abbiamo imparato che non bisogna mai desistere. In realtà, fino a questo momento, ho pensato che non sarebbe stato possibile. Nella lettera, la riga in russo qui in basso dice: questo quadro verrà inserito nel secondo supplemento del catalogo ragionato delle opere di Degas. Questo è il consenso ufficiale che vi serviva, il riconoscimento che vi mancava per poterlo vendere. Ora ce l'avete. Quanto può valere il quadro? Già, sono convinto che un quadro di Degas così piccolo sarà apprezzato da molti collezionisti. Senza contare che si tratta di una scena di danza di un grande maestro. Penso che potrebbe valere circa 600.000 euro, se non addirittura di più. Sì, sì. Naturalmente mi piacerebbe venderlo per riuscire ad aiutare i miei figli a pagare il mutuo e tutto il resto. Lo lascerai fare? Beh, non glielo impedirò. Eravamo già d'accordo. Penso che sia il momento di un brindisi, che ne dite? Assolutamente. Alla vostra. Salute. Facciamo un brindisi al nuovo Degas. Sono veramente felice per loro. E pensare che una semplice lettera ha fatto la differenza. Nel mondo dell'arte ho visto moltissimi sogni andare in frantumi, ma devo dire che di tanto in tanto mi è capitato anche di vedere delle vite completamente trasformate. Sai una cosa? Non vedo l'ora di scoprire il prossimo dipinto.